Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Signore e signori, buonasera. Eccoci qua, stiamo ritornando. Non è una minaccia, ma è una promessa. E ascoltiamo un po' questa, ancora un po' questa sigla a cui sono molto molto affezionato. Thank you.
Eccoci qua, siamo qui in questa puntata particolare perché quando voi sentite questa sigla significa che parliamo un po' di noi ed è una cosa un po' particolare sicuramente, perché questa è la sigla, come vi dicevo, che ha aperto quasi ormai 2 anni fa Ameria Radio e quando parliamo di Ameria Radio questa sigla è d'uopo. Perché parliamo di Ameria Radio? Perché stasera presenteremo il palinsesto 2022-2023 come le grandi emittenti. Perché noi siamo una grande emittente. Attenzione, attenzione, vediamo con chi lo andremo a presentare. Attenzione, attenzione, siamo per partire. Signore e signore, ecco a voi Maria Teresa. Accidenti, buonasera a tutti. Ciao Paolo, pensavo non fosse per me, Sì, ma sì, sì. fosse per il grande, No, lasciamo perdere, il maestro. per i mitici c'è altro. Quindi ecco qui Maria Teresa che rientra trionfante nella nostra radio in diretta. Bene, 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 bene. Siamo contenti. Vedete ad Ameria Radio stasera? Ma attenzione, signore e signori. Eccoci qua. Adesso arriva l'altro conduttore. Signori e signori, ecco a voi con grande piacere che riaccolgo ai nostri studi Umberto Alunni. Buonasera Paolo, buonasera Maria Teresa, ben ritrovati, ben rivisti, Ben Hur, vabbè. Mi ero finito il Ben, scusa, Ben Grimm, tutti quelli. Ben Affleck. Oh, Ben Affleck, che brutto pare, no? Oh, allora, mentre la musica ci abbandona, ma per poco. Bene, eccoci qua. Allora, Umberto, come stai? Ma sto bene, guarda, oggi sto veramente bene. Ieri un po' meno bene, ma oggi sto bene perché ovviamente insomma, stiamo riprendendo il via con le nostre trasmissioni. Mi sono un po' mancate quest'estate, ma insomma, in qualche modo ai nostri amici radioascoltatori non abbiamo fatto sentire nei limiti del possibile la nostra ridondante presenza. Hai capito? Ridondante, perché ho fatto anche Ridondante, il verso, sì. ding dong. Sì, è un No, campanaccio. aspetta, no, perché Aspetti, aspetti, fermi tutti. se fai così, fatta, è se fai così, tu non puoi fare così, fatta. non puoi fare così, perché se fai così, allora io faccio così. Pronti? Partenza. Hai sentito un bel din dong? Oh, che spettacolo! Complimenti, eh? Questo din dong, se qualcuno se lo ricorda, è la sigla della domenica di Amera Radio. Tu l'hai chiamata e io tracchete, l'ho mandata. Che regia, No, veramente, è una cosa esagerata. insomma, ecco. È bellissima sentirla dal vivo. Questo coro è bellissimo. Noi l'abbiamo ascoltato. Noi abbiamo ascoltato in diretta dalla nostra bellissima arena di Verona e quindi siamo stati Ognuno suona bravissimi. quello che può suonare Che da può suonare? un'altra parte, no? Oh, allora, adesso ritorniamo in noi. Eccoci qua. Allora, tu hai fatto din don e din don, ecco qua, giusto? Io posso suonare il campanello, Massimo. Noi questo abbiamo, quindi
Allora, bene, abbiamo detto che siamo stati bene, che tutto è, diciamo, è andato per il meglio e che quindi, insomma, noi siamo pronti per la nuova stagione, giusto? Sì, per il nuovo palinsesto, per il nuovo palinsesto. Una Dica, domanda. dica. Ma se ovviamente di palinsesto abbiamo parlato nel 2021, ma nel 2022, Palinsettete. no, palinsettimo, dai. Palinsettimo, va No, bene. quindi dobbiamo essere precisi, perché magari noi Certo. possiamo essere anche valutati, diciamo, dai nostri ascoltatori da Certo. questo punto di vista. Quindi, insomma, anche le castronerie devono essere messe nel Precise. giusto posto, È eh? giusto, giusto, Giusto. ecco. Oh, intanto salutiamo Maria Federica che ci sta, che è tornata tra noi. Quindi Ciao Federica! salutiamo Fede che ha detto che non ci smettiamo mai. In effetti è solo l'inizio questo periodo. Buonasera Federica, Fede, salutami gli altri tuoi due amici vicini, no? E lontani. Speranza e Speranza e Carità, Carità. scusa. Beh, appunto dico, ma io No, guarda, vedo Paolo, veramente. devi fare un Ecco, corso di Umbertide, diciamo, in poi un due corso di ore, diciamo, di full Umbertide. immersion Certo. Di di Umbertide. Umbertinate, che Ecco. sarebbero, vabbè. Va bene. Allora, È meglio cosa sono? tacere. Meglio tacere, Allora, meglio tacere. stasera noi parleremo di una cosa importante. Di cosa? Vediamo se indovini. Ascoltate. Di cosa parleremo? Cosa bolle il petrolio? Ah, cominciamo bene. Comincia. Santa Maria. Per me poteva essere un pediluvio questo. Parleremo di cosa bolle in pentola, ecco. Sì, questa è importantissima, dai. Ecco, questa è Allora. fantastica questa cosa, eh. Beh, lo dice a me. Beh, questa è la pentola, Adesso ho capito il motivo per cui oggi hai preso un giorno di ferie. No, ho preso un giorno di ferie per andare a spendere qualche soldino per il No, passaggio in no, no, patria. cioè, Paolo è andato a prendere un giorno di ferie e sicuramente, ecco, era per trovare, diciamo, i suoni, i rumori, le cose. Va bene, dai. Mannaggia, mannaggia. Bello, eh? No, bellissimo, bellissimo, guarda. Sì, dai. Bene, allora, di Allora, cosa? cominciamo con la prima novità. La facciamo sentire la prima novità, che dici? Ascoltiamo. Ma certo. Ameria Radio, la radio che non c'era. Oh, la nostra radio si è dotata anch'essa di jingle. Questo jingle andrà prima di tutte le trasmissioni, chiaramente con frasi diverse, però noi abbiamo, diciamo, fatto in modo di trovare, no, quello un po' la musica che ci identificasse un po', abbastanza potente, abbastanza, no, ficcante, come si suol dire? Vogliamo dire così? Beh, non mi vengono altre parole perché Altre me le parole, rubate tutte. No, no, ok. guarda, volevo dire potente e friccante, però non. Sì, me l'hai beccate tutte e Ficcante. due. Lo so come puoi Vabbè. fare. Beh, io Vabbè. non posso fare altrimenti. Bene, Comunque, no, allora. quando ho sentito, diciamo, questo jingle, veramente devo dire che, insomma, è know-how di Paolo e Maria Teresa, assolutamente. E mi è sembrato una cosa simpatica e ho detto a Paolo di questo è il tempo del TikTok, diciamo, con musica impegnata e una persona seria È ovviamente chiaro, beh, ma è l'unica chiaro, persona che però si c'era una sente. serie, beh, è chiaro, era chiaro questa cosa, ma io non avevo dubbi, non avevo dubbi. Ma allora, io direi, dopo che abbiamo parlato di Jingle Bell, no? Certo. Allora, cominciamo un po', allora, così, per... Diciamo, noi abbiamo detto che quest'anno ci sono
trasmissioni che già conoscete e sono confermate tutte, poi ne riparliamo, ne riparleremo adesso, ne annunceremo perché faremo magari una carrellata, ma ci sono parecchie novità che adesso io, Umberto e Maria Teresa vi esplicheremo, no? Giusto, bella questa frase, ti piace? Sì. Bella, eh? Anche. Mi è arrivato, diciamo, qualcosa sull'occhio, ma poi tanto è andato bene, però va bene. Magari, ecco, quando lo dici, dillo più lontano, perché va bene così. Esplicheremo anche così un po' più Sì. leggera, capito? Beh, Ecco. adesso vabbè, non posso Allora, dire niente. cominciamo a parlare di cosa accade il lunedì, no? Il lunedì la mattina a partire dal, perché queste trasmissioni, diciamo che le nuove trasmissioni partiranno a partire D'ottobre. dal mese di ottobre. Non tutte insieme, ma con una determinata Una cadenza Otto che ottobre, ma di che anno? 2023, quindi Ah, quindi palizotto. ci abbiamo abbastanza tempo Eh per. certo. Allora, bene. E quindi a partire dal 3 di ottobre, se non vado errato, scompare Buongiorno Ameria Radio, ma esce fuori la rassegna stampa pura, dove con il patrocinio sempre di Confartigianato Imprese Terni, l'ufficio stampa, ovvero sia Valentina Campana e il sottoscritto, leggeranno i giornali in diretta, con una puntata anche sulla, diciamo, sulla cronaca nazionale. Quindi leggeremo, faremo una cosa, diciamo, che servirà a stuzzicare la lettura del giornale. Quindi leggeremo i titoli, i sottotitoli, qualcosa lo commenteremo della parte nazionale e poi torneremo sempre nella parte regionale, sì, del Messaggero, del Corriere dell'Umbria, nonché di qualche testata online. Sarà una cosa molto rapida, quindi non vi terrà tanto diciamo, alla radio, ma darà un quadro un po' di quello che la giornata giornalistica, sia nazionale che locale, propone. Poi, Umberto. Una bella idea, no, io però su questo Sì. devo dire ai radioascoltatori che avevamo chiaramente la chiave democratica, diciamo, della nostra radio, mette in condizione Paolo e Maria Teresa, diciamo, di non darmi retta quasi mai, perché devo anche, insomma, dire, loro mentiranno e va bene, che insomma ho ricevuto parecchie richieste di chiarimento da parte, diciamo, di moltissimi radioascoltatori, in particolare tutti i turnisti dell'acciaieria, che praticamente intorno alle 5:30 della mattina avrebbero gradito, diciamo, no, la voce di Paolo per poter, insomma, essere anche un po' sollevati dal lavoro, perché gente che fa, Certo. diciamo, no, non dico che Paolo avesse dovuto cantare gospel, no, No, perché no, quella è no. un'altra. Però, voglio dire, anche dalla rassegna stampa alle 5:30 di mattina sarebbe stata auspicata. Ecco, io ho perorato tantissimo, no? Io devo dire, mi devo ascoltare, che mi devo anche un po' dissociare da questa impostazione un po' bulgara, No, 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 no? certo. Che si legge la rassegna stampa alle 9. Io, secondo me, sarebbe stato più logico alle 5:30. Però Paolo non è stato d'accordo, e vabbè, No, d'altra no, parte, no, nel democrazia. senso, io no, voglio dire che siamo pienamente d'accordo su tutto quello che tu hai detto, questo non c'è dubbio, perché anche a me sono Io non arrivate. sono disponibile, ovviamente, perché sto da un'altra parte. Alle 5:30 faccio altre trasmissioni su Sì, altri canali. su altri canali, no, no, su questo non c'è dubbio che fai altre trasmissioni, però io, siccome ti voglio accontentare immediatamente, facciamo subito un piccolo accenno di quello che potrebbe essere la rassegna stampa. Che ora hai detto 5:30. tu? Andiamo a vedere che come potrebbe essere la rassegna stampa alle 5 e mezzo. Certo. Attenzione, ecco qua, ascoltiamo. Russo. Ecco qua. Ecco la. Scusa, vale l'alfabeto Morse questo. Questa è la No, cronaca ecco. nazionale. Aspetta, mo Ci guardo. dovrebbe essere la trascodifica dell'alfabeto Morse, perché. No, 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 Bella, no, eh? Io penso che no, non si. eccezionale. No, no, devo dire che, Ascoltatore. insomma, però devi anche ammettere che questo dobbiamo farlo all'AIRE e all'ARI, perché non tutti qua, cioè Associazione Radioamatori e Associazione Radioamanti dell'epoca, io non so quanti, diciamo, turnisti di acciaieria abbiano possibilità di conoscere l'alfabeto Morse, però è comunque un buon inizio, quindi meno male che
Come vedete, poi c'è sempre una possibilità interpolata, diciamo, di metterci d'accordo. Senti, ma per esempio in speciale una, che cosa accade del lunedì e del giovedì? Buono, Se magna. eh? No, a uno si parla di impresa, no? Si parla di impresa, si fa un po' qualche riflessione insieme, diciamo, con i radioascoltatori che hanno interesse, diciamo così, a seguire un po' le vicende delle nostre aziende. Continueremo, perché insomma è vero, ne abbiamo fatte tante, Paolo, no? Prima con le pillole all'interno della rassegna stampa la mattina, poi abbiamo deciso di estrapolarle perché comunque erano elementi, diciamo, che potevano anche avere vita propria e anche essere posizionati in un momento diverso. Ecco, quando magari si inizia o si approccia, si va a pranzo, si possono ascoltare tranquillamente queste parole d'impresa, perché sono, diciamo, delle riflessioni molto spassionate. Non c'è accademia, non c'è, no, c'è solo, diciamo, una così uno scambio di vedute da parte di sottoscritto. Insomma, siamo abbastanza innervati insieme a Paolo, oltre, diciamo, in radio, ma anche all'interno dei contesti, insomma, delle imprese. Il nostro target di riferimento sono le imprese di compartigianato, quindi aziende medie, piccole, piccolissime, no? Ognuna delle quali ha particolari problemi e noi in qualche modo cercheremo, diciamo, di affrontarli. Non è detto, come del resto è stato fatto già l'anno scorso, che magari le riflessioni, i temi, gli argomenti non possano essere orientati anche, no, da alcuni indirizzi, da alcuni, diciamo, suggerimenti che qualche radioascoltatore durante, no, così, lo svolgimento del nostro palinsesto ci ha dato. Quindi proveremo ad andare avanti in questo senso, e sperando che possano essere, che continuino ad essere gradite. Anche perché sembra una cosa, cioè male, parole di impresa, ma sì, invece devo dire che nell'ultimo mese e mezzo è stata la seconda trasmissione più ascoltata, perché è sufficientemente breve e chiara, e quindi anche tramite il telefonino, perché è soprattutto tramite il telefonino, e anche il nostro canale YouTube, che i nostri ascoltatori hanno dato il giusto rilievo a questa trasmissione, che è molto importante per chi fa impresa, insomma. È un Quindi momento di riflessione. sì, assolutamente sì. Sì, è un momento di riflessione, Maria Teresa, ma vorrei aggiungere che potrebbe essere anche un momento di confronto anche per i ragazzi che approcciano, diciamo, no, agli studi, perché io aborro chi pensa o chi dice la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. No, nella vita ci vuole la teoria e la pratica. E spesso e volentieri chi è saggio, no, da mettere insieme alla teoria e alla pratica e viceversa, no, rischia di avere un complemento di informazioni che possono indubbiamente essergli molto molto più utili, diciamo, no, che vedere le cose da una semplice e, vorrei dire, spocchiosa latitudine visiva. Certo, assolutamente sì, pienamente d'accordo. Sempre di lunedì arriviamo a una nuova trasmissione che prenderà via fra un po', che è la trasmissione che avremo dal lunedì al venerdì alle ore 17, che adesso Maria Teresa ci presenta, perché dà una sua idea, è lei che la curerà. Quindi vai Maria Teresa, parlaci di questa trasmissione nuova che tratta di libri. Si tratta di libri, e è un po' un'esperienza che ho vissuto anche a scuola, no? Il piacere di leggere a voce alta. E io ho visto che con i ragazzi della mia classe, ma anche quelli con problemi, i famosi DSA, si approcciano alla lettura in modo diverso. E devo dire che in questo ha fatto veramente scuola un didatta, che poi è un docente dell'Università di Perugia, lo ricordo, è Federico Badini. E
Questa lettura a voce alta, io ho visto che ha avuto dei riscontri anche con i miei ragazzi davvero notevoli. E allora voglio proporre, l'ho voluta proporre, inizierò io con un libro che ho nel cuore, che sono I viaggi di Gulliver, e poi seguiranno altri lettori e altre lettrici. Uno lo possiamo dire. E uno, certo, Il nostro il nostro maestro. maestro Umberto Alunni, Non che so se anche ce lo lui vuole legge dire. un suo libro del cuore. Se ce lo vuole dire. Pinocchio. Pinocchio, ecco, quindi Pinocchio. avremo la lettura anche di Pinocchio dopo i viaggi di Gulliver. Devo dire che diciamo, alla sollecitazione di Maria Teresa per questa trasmissione, sia Umberto ma anche gli altri che sono al di fuori della nostra, del nostro staff fisso, anzi, si sono proposti Sì. perché è una cosa veramente interessante. Questo quindi ci fa molto piacere perché la nostra radio accoglie veramente tutti e cioè siamo felici quando qualcuno, no, che non fa parte dello staff di partenza entra a far parte di questa Di famiglia, questa perché è famiglia, una famiglia, certo. sul serio. Bene, dopo questa trasmissione che si intitolerà Ameria Radio presenta Ti leggo un libro, torniamo invece a una trasmissione che già è ripartita, che è quella che Maria Che Teresa veramente non si è mai che non fermata, si è mai fermata, esatto, anche durante anche durante il l'estate. periodo estivo, che è la musica di Ameria Di Radio, Ameria che fa in Radio, onda alle certo. 19 del lunedì e... E del giovedì. Va bene, Maria Teresa Momenti come... anche di ricerca personali, devo dire, andando così in giro a zonzo per i periodi storici, incontri dei musicisti che non hai mai ascoltato e ti metti là, ascolti, vai a studiare, a ricercare ed è davvero interessantissimo. Quindi anche durante l'estate ho incontrato dei personaggi, dei musicisti davvero interessanti e non solo io lo dico, anche tutte le persone che hanno ascoltato hanno. Così abbiamo in qualche modo avuto degli scambi epistolari tramite Facebook e devo dire che alcuni ci hanno lasciato davvero a bocca aperta. In effetti è vero, è sempre una scoperta. Oh, Su questo, scusa Paolo, vai. mi veniva in mente, diciamo, il vocabolario, no? E quello che diceva Maria Teresa, che credo che possa essere una profonda verità che può essere adoperata anche per altri temi che non siano la musica. Troppo spesso, diciamo, la nostra testa, anche il nostro cuore, forse, la nostra abitudine, sclerotizza, diciamo, no? Nell'uso o nell'ascolto, in questo caso, dei musicisti, no? Perché magari ne ascoltiamo il 5, il 10, il 20% che rappresentano, no? In un'ottica come la legge di Pareto, la componente più importante, la produzione migliore. Quindi questo tempo per tempo ci lascia, diciamo, dietro le spalle tante situazioni più piccole, forse ritenute non a ragione meno importanti. Io ricordo una riflessione che veniva fatta sull'uso delle parole, no? Dove si diceva che normalmente si finisce per poter fare degli argomenti, tirare giù degli argomenti con meno di 1.000 parole, cioè normalmente noi frequentemente ragioniamo con meno di 1.000 parole, e considerando che insomma ce ne sono decine e decine e decine di migliaia di parole. Forse è la stessa cosa della musica, no, Maria Teresa? Certo. Si dà per scontato sempre i soliti nomi, no? E devo dire che poi alla fine è così, perché quando vai a vedere gli ascolti, sarà forse il nome, ti fa aprire subito e vai ad ascoltare. Anche lì, per esempio, io non do nulla per scontato. Vado a cercare di grandi compositori, come può essere Mozart, Vivaldi, Beethoven e via, cose che non si sentono spesso, Certo. perché è interessante anche quello. Oppure mi è capitato, per esempio, di le ultime puntate di ascoltare un Vivaldi, le quattro stagioni di Vivaldi, sotto la direzione e al clavicembalo Tom Koopman, che ne realizzava una edizione davvero interessante. Quindi magari stesso titolo, stessi titoli o titoli comunque
straconosciuti, ma con una veste, una lettura diversa. E anche quello interessante. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Andiamo avanti, parte un'altra trasmissione, parte dal lunedì al venerdì alle 8, alle 20:30 e si intitolerà Ameria Radio presenta L'aria che tira. È semplicemente un'aria d'opera a sera alle 8:30, scelta da me, curata da me e dal lunedì al venerdì alle 8:30 ascolteremo un'aria d'opera. E questo ci accompagnerà dal lunedì al venerdì alle 20:30. Altra novità, e qui lascio la parola a Umberto, perché lunedì di solito voi vi ricordate Radio Racconti Brevi. Invece con Umberto abbiamo ragionato quest'anno in un altro modo, vero Umberto? Beh sì, ci sembrava più opportuno fare così, tirare giù un contenitore un po' più largo, no? Un contenitore che potesse raccogliere una serie, diciamo, di altri elementi che comunque avessero in chiave centripeta sempre la radio, come la radio e la sua divulgazione come riferimento. Però insomma, ci sembrava giusto e opportuno allargare un pochino il gioco, no? Non è detto che al suo interno non insistano, non continuano a insistere altri Radio Racconti Brevi, però magari si può parlare, diciamo, anche di altro, perché poi nel corso, diciamo, di 2 anni, insomma, ci siamo quasi, no? Abbiamo fatto, insomma, abbiamo fatto tante cose, abbiamo parlato di tanti argomenti, ce ne sono tantissimi altri, non è detto che non ci si sposti un pochino più avanti, un pochino più all'indietro, perché poi fa parte del gioco, insomma, no? Questo, diciamo, poi ci permetterà di essere un pochino più fluidi, per così dire, perché in modo da poter raccogliere anche le possibili collaborazioni che ci vengono richieste, perché insomma il ruolo di Ameria Radio come media partner per tantissimi, diciamo, aspetti, per tantissimi, diciamo, argomenti, tematiche, tutte ovviamente rispondenti ai nostri quattro driver, che ricordo essere la musica impegnata, la divulgazione della cultura radiofonica, il territorio e la società. Questi, diciamo, sono i quattro elementi intorno ai quali Ameria Radio ruota, intende ruotare, intende continuare, diciamo, a ruotare. E quindi, insomma, ci sembrava opportuno in questo contesto, in questo mondo, con questa evoluzione, di voler poter essere ancora un po' più fluidi, diciamo, nell'affrontare l'argomento della cultura radiofonica. E questo il lunedì e il mercoledì, perché resterà in piedi il mercoledì poi dentro e oltre la radio, perché sarà questo il contenitore che accoglierà quello che diceva adesso Umberto, perché ci sembrava giusto, perché infatti dentro e oltre la radio, quindi siamo sempre nell'argomento, però con molta più libertà, perché possiamo affrontare argomenti anche diversi da quello che poi il mercoledì sera, che cercheremo di mantenere, è la parte tecnica con l'aire in prima persona. Abbiamo avuto tanti contributori e ne avremo ancora. Però il lunedì ci possiamo sentire anche un po' più liberi per affrontare e per anche ospitare situazioni che non siano tecniche, ma che siano anche divulgative di altro genere, insomma. Beh sì, parliamo di spettacolo, parliamo Certo. di palinsesto, diciamo, all'interno, diciamo, della radio, parliamo di tantissime, tantissime situazioni che possono metterci in condizione di poter raccontare meglio la radio, per quelle che sono soprattutto anche le trasmissioni, perché in qualche modo noi abbiamo, nei Radio Racconti Brevi, abbiamo lambito ogni tanto, no, Paolo, le trasmissioni, siamo stati media partner. Della, per esempio, dell'inaugurazione dell'anno accademico, lo scorso anno accademico dell'Unitre di Acqua Sparta, e praticamente in quel contesto, insomma, c'è stata la riposizione di alcuni sketch di gran varietà. Ma insomma, abbiamo parlato del Festival di Sanremo, Certo. abbiamo lambito i vari spettacoli, le varie trasmissioni, quando insieme a Musicando abbiamo, così, in qualche modo, ho parlato dei gruppi, dei compositori, dei direttori d'orchestra, dei cantanti, insomma, chi più ne ha, più ne Che ne metta. metta, assolutamente sì.
Alle 22:30 del lunedì, ma fino al venerdì, ci sono i notturni di Ameria Radio curati da Massimiliano Sanza, quindi un'altra delle trasmissioni storiche di Ameria Radio, che come ci sta dando tante soddisfazioni, sono ripresi dal 5 di settembre dopo una pausa estiva che ne ha portate solamente due puntate a settimana nei notturni di Ameria Radio estate. Adesso è ripresa l'attività serale a pieno regime, quindi dal lunedì al venerdì alle 22:30 ci sono i notturni di Ameria Radio. Andiamo al martedì. Il martedì, dopo la rassegna stampa che ci accompagnerà, come ho detto, dal lunedì al venerdì, Umberto, alle 16 che cosa abbiamo come novità? No, questo preferisco che lo dici te perché c'è la voce più calda. Una nuova trasmissione che si chiamerà probabilmente, stiamo ragionandoci ancora, ma partirà sempre a ottobre, insomma, intorno al mese di ottobre. Radio Economy, lo possiamo dire? Ma sì, lo possiamo dire, no? È così. Era una battuta e l'idea, diciamo, era quella un po' di complementare, diciamo, no? Quello che facciamo per le imprese, diciamo, intorno alle una, con parole di impresa, con Radio Economy, no? Che potrebbe essere una sorta, ovviamente, come giustamente diceva Paolo, ancora il nome lo dobbiamo un po' impostare, ma dovrebbe ruotare intorno a queste due parole, giocherebbe, diciamo, no? Sulla parte economica e sul discorso della radio. E si parlerà, si leggeranno, diciamo, degli articoli. Abbiamo in pancia, diciamo, l'idea, di, insomma, non lo diciamo espressamente, Paolo, perché ancora, diciamo, Certo. siamo in predicato, no? Insomma, non ci dovrebbe essere problemi, però, ecco, dovremmo in questo caso essere media partner di una testata, diciamo, giornalistica, importante. E che insomma si occupa di questi argomenti, con i quali io collaboro all'Adre. E qui potremmo anche, magari, nel limite del possibile, leggere gli articoli, commentare alcuni articoli che hanno in questo caso però una portata un po' più generale, una portata, diciamo, nazionale quando si parla di aspetti, diciamo, geografici, o una portata sempre generale perché magari parla di tematiche, di aziende, esperienze, situazioni, particolarità. Che magari possono essere raccontate, possono essere così in qualche modo accolte dai nostri amici imprenditori e perché no, emulate. Assolutamente sì. Questa è una bellissima idea che ha avuto Umberto e che quando me ne ha parlato non fa altro che mi ha reso felice perché diamo veramente un ventaglio, oltre a parole di impresa, maggiore verso un mondo che è quello dell'impresa e dell'economia, che in questo momento ha un ruolo importantissimo, non perché prima non lo avesse, ma il momento è delicato e quindi qualsiasi apporto, qualsiasi approfondimento, soprattutto da persone competenti come è Umberto, non perché sta qui, tanto non mi sente, è veramente importante. È veramente importante perché tutti hanno bisogno di capire quello dove si sta andando, quello che sta avvenendo anche a livello internazionale, le motivazioni di certe congiunture. È una situazione che secondo me Amelia Radio fa bene ad approfondire con la sua attività di divulgazione che è fondamentale. Bene, detto ciò, subito dopo sarà in onda sempre Ti leggo un libro, no? Sai che Certo. andrà dal lunedì al venerdì, quindi alle 17 c'è cioè, Ti leggo un libro. Alle 18 invece Maria Teresa del martedì, cosa accadrà? Parte questa nuova trasmissione che riguarda prende in considerazione, studia i grandi compositori. Grandi direttori, scusa. Scusatemi, L'ora è i tarda. grandi, sì, è vero, i grandi direttori come Toscanini, come Bernstein, come Abbado, Furtwängler. Furtwängler. Quindi studieremo un po' queste bacchette magiche. Mi piace questa cosa. Ascoltando appunto registrazioni anche d'epoca. Assolutamente sì. Infatti noi inizieremo con Toscanini, che credo sia, se non il più, ma uno dei maggiori direttori italiani che ha fatto storia veramente nel mondo. E
E che quindi ci pare giusto iniziare Beh, con lui. ognuno ha il Sì, suo, eh. comunque Toscanini è stato colui che ha conosciuto anche grandi compositori come Puccini, È nato prima, e quindi quindi è ha chiaro. poi passato tutto il discorso Beh, della guerra, ha reinaugurato la Scala, un sì, personaggio che vabbè. aveva la sua orchestra, Un bel personaggio, insomma, in America, sicuramente. quindi un personaggio Quindi interessantissimo. parleremo dell'uomo per poi arrivare all'artista. Oh, vi sono molto grato per questa scelta, questa primogenitura, perché insomma, magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma insomma, l'ultima parte della sua carriera l'ha fatta in BBC, insomma, no? Quindi è comunque, diciamo, un radiocompositore, un radiodirettore, chiedo scusa. Direttore, assolutamente. Quindi è un bellissimo, una bellissima innervatura questa, no? Perché poi, insomma, in BBC lui ha dato Assolutamente del sì, suo. ha dato del suo, aveva la sua orchestra lì, quindi Il suo sì. piglio. Infatti la maggior parte delle incisioni che faremo ascoltare sono proprio della BBC e quindi ascolteremo anche la particolarità del suono di Arturo Toscanini che è riconoscibilissimo, quindi approfondiremo un po' il personaggio, no? E poi dopo andremo avanti con gli altri direttori. Poi alle 8:30 andrà sempre avanti, non lo ripeterò più, l'aria che tira, e poi alle 21 ci sarà tutto il mondo e burla che ha ripreso alla grande quest'anno con una novità. Molti più ospiti, abbiamo cominciato con la grande Luciana Serra, con Daniele Barioni e poi abbiamo avuto la parentesi in diretta da San Marino, poi sulle dirette ne parleremo, da San Marino sul concorso Renata Tebaldi. Poi adesso andremo avanti con gli ospiti, vi dico i prossimi due. Avremo l'associazione Beniamino Gigli di Recanati e subito dopo un grande Ugo Benelli, il tenore Ugo Benelli, che ci fa l'onore di essere insieme a noi. Quindi, e nel proseguo della stagione saranno tanti tanti ospiti anche diciamo attuali che sono, come si può dire, sul palcoscenico in questo momento, che stanno facendo la storia della musica lirica. Però questo poi di volta in volta verrà annunciato. Non ripeto, cioè lo ripeto, ma dopo non lo dico più, alle 22:30 sempre i notturni. Adesso andiamo invece al mercoledì. Mercoledì, cominciando sempre dalla rassegna stampa, si continua alle 18 con, dopo chiaramente la lettura del libro alle 17, alle 18 continua, non si è mai fermata neanche a questo. Mai fermato neanche questo, la puntata che riguarda Il pianoforte. sì, lo Lo strumento, strumento, sì. il pianoforte. Abbiamo ascoltato tantissima bella musica scritta per questo meraviglioso strumento riadattata per questo strumento. Abbiamo ascoltato anche delle composizioni di Bach che non sono propriamente per pianoforte, ma che come Scarlatti, ma che comunque oramai fanno parte della letteratura pianistica. Grandissimi autori, come ecco la puntata che è in onda questa sera, come la puntata che è in onda questa sera, per esempio, è dedicata a Schoenberg, a Malipiero. Quindi abbiamo un periodo storico molto ampio, non ci fermiamo solamente ai soliti e importantissimi nomi sicuramente. Bene, poi la sera di mercoledì, dopo l'aria che tira Umberto, abbiamo il nostro appuntamento. Sì, beh, è un appuntamento che nella maggior parte dei casi riguarda, diciamo, i nostri amici di Aire, no? Dentro e oltre la radio. È una, così, sono degli approfondimenti tematici che riguardano la storia della radio, diciamo, l'evoluzione della radio, e lo facciamo con tanti ospiti. Veramente, insomma, abbiamo tanti, tanti contributori, tanti cari amici. Abbiamo persone, diciamo, accodate che hanno degli argomenti interessantissimi per
perché insomma stiamo parlando di tutti gli argomenti sempre molto molto particolari, no? Dalle trasmissioni senza fili, dalle radio popolari tedesche, dalla Galena, come ne cito uno per tutti, diciamo, no? C'è Carlo Pria, che insomma, è già il direttore presidente emerito di AIRE, Associazione Italiana Radio d'Epoca, con il quale curiamo proprio una sottosezione, diciamo, di questa bellissima rubrica che riguarda tutta la storia, diciamo, delle fabbriche di radio. Quindi è un percorso interessantissimo, ma con Carlo è, direi, ancora più interessante perché ha una profonda conoscenza di questo bellissimo mondo e durante, diciamo, questi racconti ci sono delle derive, delle curiosità, delle derive ovviamente positive, diciamo, delle curiosità, degli aneddoti, delle situazioni che indubbiamente non sono così facilmente reperibili, no, nei testi scritti. Ecco, queste sono, diciamo, delle cose secondo noi particolarmente importanti perché, ricordando anche che insomma, la nostra web radio ha, diciamo, il repository di tutte quante le trasmissioni fatte, comincia ad essere veramente un patrimonio informativo interessantissimo. Invitiamo anche poi i ragazzi, diciamo, chi no, deve, limite, chi deve preparare, diciamo, degli esami, chi ha la necessità, non solo la voglia, ma anche la necessità, diciamo, in alcuni casi, di approfondire determinati argomenti, insomma, la radio comincia ad essere uno strumento particolarmente interessante. Io lo dico dal punto di vista, diciamo, delle cose che curo, ma credo che tutte le riflessioni fatte da Maria Teresa e Paolo fino adesso lasciano intendere molto chiaramente che anche sugli altri argomenti, insomma, c'è veramente tanto, tanto da poter prendere, poter consultare, poter in qualche modo fare proprio con la generosità che Ameria Radio, insomma, continua a manifestare continuamente. Assolutamente sì, e questo è uno dei driver che a noi interessa tantissimo. Siamo a giovedì dopo la rassegna stampa, alle 1 abbiamo parole d'impresa come di consueto, alle 5 continuerà il libro, alle 7 la seconda puntata La musica di della Ameria musica Radio. di Ameria Radio. Poi abbiamo alle 8:30 sempre l'aria che tira e alle 9 qui c'è una cosa interessantissima. Umberto, abbiamo lavorato tanto su questa trasmissione e abbiamo trovato, poi siamo riusciti a trovare quello che si dice una quadra che possa accontentare tutti. Noi in quasi 2 anni di Territorio Società, che è la trasmissione che occupa il giovedì sera, abbiamo incontrato sulla nostra strada dei personaggi che hanno colpito non solo noi, ma hanno colpito anche i nostri radioascoltatori. Tant'è che gli abbiamo proposto, e loro hanno accettato con grande gioia, di curare delle rubriche. Quindi il giovedì sera, no, Umberto, sarà un giorno particolare. Perché questo? Perché non abbandonando Territorio Società, che manterrà la sua collocazione, però avrà delle declinazioni, ovvero Territorio Società così com'è lo avremo una volta al mese, dove lì potremo ascoltare per esempio la counselor Chiara Persi, che torna già dalla settimana prossima. Il tutto si alternerà con altri personaggi. Primo, che già ha iniziato giovedì scorso, Franco Casa di Dio, che abbiamo conosciuto per esempio l'ultima puntata che aveva fatto prima della pausa estiva, era sul rapimento Moro, che invece adesso ha una sua rubrica che si chiama Cadde Oggi. Questa rubrica, che è partita già giovedì scorso, che ha praticamente trattato l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Perché questa rubrica va a, diciamo, a ricordare un evento che accade nel mese di appartenenza. Siccome il 1° settembre del 39
era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Franco, in una bellissima trasmissione, ha ripercorso le cause, diciamo, il casus belli, tutto quello che ha portato allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Poi, Umberto, abbiamo invece un'altra rubrica che si chiama Macerie ed è del nostro carissimo Davide Rossi. Davide Rossi, questa sua rubrica tratterà tramite diciamo, la scelta di un autore, quindi anche tramite la lettura soprattutto di poesie, tratterà del personaggio, quindi dell'autore stesso, all'interno di tutta di una serie di fasi. E queste fasi poi verranno snocciolate ogni puntata a seconda l'autore chi è. Siamo molto contenti sia di Franco che di Davide, che sono di due che veramente io e Umberto abbiamo voluto insieme a noi in questa avventura, no, Umberto? Sì, direi di sì. Si va verso la scelta, diciamo, di impostare, diciamo, dei percorsi, no? In qualche modo, salvaguardando ovviamente tutto quello che di fatto c'è, ma implicitamente, diciamo, no? Con la counselor Chiara Persi, di fatto Territorio e Società, per una piccola parte, aveva già, diciamo, un suo percorso, no? Aveva già una sua, diciamo, declinazione. Noi non abbiamo fatto altro che constatare, diciamo, il successo di questa modalità e consentito, diciamo, ai nostri cari amici di poter ovviamente auto-organizzare, perché diciamocelo chiaramente, fermo restando alcuni paletti che sono i nostri driver, insomma, i nostri amici, insomma, si autogestiscono, diciamo, la loro trasmissione. Questo credo risponda appieno, no? Anche al principio di libertà comunicativa al quale la nostra web radio si ispira. E questo però non esclude assolutamente che Territorio e Società continui ad essere l'incubatore di eventi, situazioni one shot, cioè di situazioni particolari, racconti, diciamo, particolari, amici, contributori che in qualche modo hanno qualcosa da raccontare su quello che è il nostro Territorio e Società. Un altro elemento che implicitamente, no, ha elaborato fino all'anno scorso, cioè un suo percorso all'interno di questo contesto, all'interno di questo brand Territorio Società, è ovviamente tutto quello che è stato fatto per Carsule e quello che è stato fatto per Orvieto, no? Assieme, E certo. anche Amelia con il Palazzo Petrignani, che, insomma, nel quale insomma, Maria Teresa ha un'adeguatissima documentazione. Quindi Anzi, che non l'ha tirato fuori il libro oggi, eh. beh, io l'avrei messo in bella vista. No, quindi no, perché insomma mi risulta che insomma hai, insomma, Il testo. un bellissimo bellissimo libro sul palazzo, un testo importante del palazzo, è improbabile che... non ce l'ho Però c'ho un testo purtroppo. bellissimo sull'organo, mi pare, Ecco. Sì, mi sembra che ti sia stato autografato veramente con il nickname che assomiglia al nome Ma mio. guarda Vabbè. che quella pagina potrebbe anche dissolversi. Scomparire. Come un buon numero di miei amici quando mi fanno degli Benissimo, sgarbi. benissimo, benissimo. Quindi ecco, diceva, ritornando insomma a noi, Territorio Società è un incubatore talmente ampio che l'anno scorso, diciamo, fino all'anno scorso, in maniera assolutamente spontanea, altro non ha fatto che darci l'ispirazione, no, Paolo, di quello che abbiamo fatto oggi. Se l'anno scorso c'erano, diciamo, i siti archeologici o di interesse artistico o quelli dove ci sono documentazioni importanti come Palazzo Petrignani, diciamo, e magari, diciamo, c'era la counselor Chiara Persi, c'erano altri aspetti. Oggi ci inseriamo Casa di Dio, ci inseriamo Davide Rossi, e non è detto che magari a questo non ci sia la possibilità di inserire altre situazioni, no? Anzi, ti dirò, abbiamo già inserito un'altra situazione. Certo, abbiamo già inserito perché ne abbiamo parlato, insomma, la scorsa Lunedì, settimana, lunedì scorso. settimana, mettendo in piedi una collaborazione che a me Umberto piace tantissimo e anche a Maria Teresa per la
l'importanza di questa nuova collaborazione, che è quella con la dottoressa Proietti, geriatra, era direttrice dell'ospedale, della geriatria dell'ospedale di Terni, ora responsabile della comunità di Sant'Egidio a Terni, che farà un percorso tutto l'anno, una puntata al mese su vari argomenti. Il prossimo, già ve lo anticipo, che sarà il 13 ottobre, è Covid e la fragilità degli anziani durante la pandemia. Questo è un argomento interessante. Mentre lunedì abbiamo parlato dell'Alzheimer, che ieri è stata la giornata mondiale dell'Alzheimer, una puntata che ha avuto un grande successo con commenti, soprattutto purtroppo, di persone che stanno combattendo con questa malattia. Vi racconto solo un episodio che è accaduto il giorno dopo. Il giorno dopo, rientrando in ufficio, ho incontrato una persona. Ho incontrato una persona che entrava dentro l'ufficio a un orario che ancora non era quello dell'apertura. L'abbiamo visto un po' smarrito con i colleghi. Allora uno dei miei colleghi gli ha chiesto: "Senta, ma dica, ha bisogno di qualcosa?" Dice: "Ma siete chiusi?" Dice: "Sì, apriamo alle 2:30". E io mi sono girato e ho detto: "Dica, ha bisogno di qualcosa?" Dice: "Sì, guardi, io ho mia madre che soffre di Alzheimer e oggi mi chiedeva la tessera di Confartigianato." Ho detto: "Venga con me." Ma dico: "Ma era una vecchia associata?" Mi ha detto il nome, era una nostra carissima associata che purtroppo nel suo viaggio, in questa malattia bruttissima, ha avuto il lampo di ricordarsi di Confartigianato. Aveva paura di non aver avuto la tessera di Confartigianato. Io l'ho portato su con me, dico: "Venga con me." Ho preso una tessera, gliel'ho data, imbustata come la manda al nostro nazionale, gliel'ho consegnato, lo dia a sua madre, gli dica che qualsiasi momento vuole Confartigianato, lei viene qua, troverà noi che le daremo tutto quello che servirà a sua madre per farla sentire ancora a casa, perché Confartigianato, conoscendo la persona, per lei era una casa, era un'amica di mio padre che ha lavorato 20 anni dentro alla Confartigianato dopo la pensione. Ed è stato un momento, vedevo il figlio che gli venivano i lucciconi agli occhi perché ha trovato, diciamo, gli abbiamo risolto un problema grosso che, per esempio, la badante la mattina non riusciva a risolvere. E il caso è passato proprio mentre arrivavo io, che gestisco le tessere associative. E così è tornato a casa dalla sua mamma riportando quello che lei voleva. E gli ho detto: "Guardi, proprio ieri abbiamo parlato di questa cosa." Ed era una paziente della dottoressa, quindi si è un po' chiuso il cerchio e mi passano i Sì. brividi perché vedere l'espressione di questo figlio. Allora, intanto che tu che ti scrolli, diciamo, i brividi, perché è assolutamente comprensibile, devo dire a beneficio, diciamo, della dottoressa Proietti, che l'altro giorno abbiamo affrontato un argomento così particolare, così delicato, diciamo, così complesso, con una serenità, a mio avviso, inusitata, cioè con un modo, diciamo, di fare che credo porterà tanto bene, diciamo, alle nostre trasmissioni. È chiaro che quando si parla, diciamo, di geriatria, sono argomenti no, non sempre così semplici, qualche volta ci sono dei luoghi comuni, però una cosa è certa, auspicando che tutti quanti si possa arrivare, no, a una certa età, è chiaro, diciamo, che noi avremo un grandissimo bisogno, diciamo, di questi consigli, di queste terapie, di tutti questi aspetti. E quindi forse magari conoscere queste situazioni e prenderle, no? Dal punto di vista, come è stato preso l'altro giorno, cioè un punto di vista, diciamo, di migliore serenità possibile, volontà di poter accogliere, acquisire, sgretolare, se vogliamo, anche quei luoghi comuni che in qualche modo ci fanno un po' riflettere, no? Ci fanno pensare, ci fanno andare, diciamo, in direzioni diverse da quelle che potrebbe essere la realtà. Ecco, io credo che tutto questo possa fare bene. E indubbiamente la vicinanza della dottoressa Proietti per noi è una tour fondamentale, perché, insomma, sappiamo con certezza che si unisce a questa bellissima famiglia una persona che ha grandissima competenza, ma soprattutto una grandissima verve, no? Una verve, una grande umanità. Io la cosa che mi ha colpito, gliel'ho detto anche perché poi abbiamo continuato
a chattare anche fino a mezzanotte perché la ringraziavo di quello che aveva fatto. La cosa che mi ha colpito è anche la semplicità con cui dava dei consigli pratici per aiutare le persone, che è quello che poi alla fine il familiare, soprattutto del paziente, ha bisogno di sentire, perché si trova in situazione come questo ragazzo, come questo signore che è venuto giù in ufficio da noi, che veramente tante volte non sai come fare. Ha incontrato una persona, proprio la persona che gestiva le tessere. Immaginate come gli si è allineato il tutto per far star tranquilla la mamma, che era veramente agitatissima. E tanti familiari hanno queste situazioni su altri argomenti. E lei ha dato dei consigli bellissimi che secondo me, io il giorno dopo ho sollecitato una nostra amica, una collega di Maria Teresa, tra parentesi, ad ascoltarla, che purtroppo ha questo problema e ne è rimasta colpitissima. E questo è il bello della dottoressa Proietti, che noi ci onoriamo di avere con noi. Questo è importante. Bene, andiamo avanti. Passiamo al venerdì, lasciando perdere le trasmissioni che si ripetono, Beh, certo, perché ormai l'abbiamo l'abbiamo detto prima. detto. Il venerdì, diciamo, arriviamo, è un po' il giorno che è rimasto un po' come l'anno scorso, perché abbiamo oltre, tranne che per la lettura del libro e l'aria che tira, abbiamo Il maggio il maggio organistico, organissimo, quindi la puntata musica musica. dedicata a questo meraviglioso strumento che è l'organo e non solo, anche gli strumenti antichi, quindi clavicembalo, formazioni antiche, è un momento particolare. Beh, e la sera c'è tutto nel mondo e burla, i notturni, e poi andiamo al sabato. Il sabato, altre sorprese. Allora, dalla settimana prossima riprendono due trasmissioni che c'erano già nella passata stagione, che sono Palco di Proscenio con Mirella Mostarda e Fuori dal Chorus con Eugenio Renzetti. Musica jazz, presentazione di dischi di musica jazz e anche pop, diciamo, perché sono dei gruppi particolari, non è solamente jazz. Vabbè, lo Lo vedremo. vedremo poi andando avanti. Particolarità: il palco di proscenio andrà in onda invece che tutti i sabati, diciamo 2 volte al mese. Gli altri 2 sabati invece abbiamo instaurato un'altra bellissima collaborazione con la professoressa universitaria, quindi con la docente universitaria di storia della musica dell'Università di Perugia, Bianca Maria Brumana, che praticamente farà una puntata al mese. Quest'anno si concentrerà sugli oratori, ovvero i melodrammi sacri. La professoressa Brumana è un'esperta, è una grande esperta di musica. Prima la collaboratrice era l'assistente del professor Bogianchino, e poi lei ha preso il posto di questo grande professore, che portando avanti veramente degli studi e delle ricerche, anche insieme a Mirella Mostarda, tra parentesi, che fa palco di proscenio, che hanno fatto veramente la storia, una parte della storia della nostra musica. Poi, invece, a posto, quando ci sarà palco di proscenio, non ci sarà la professoressa Brumana, avremo il presidente dell'associazione Ettore Bastianini, ovvero sia il facente funzioni in questo momento, Vito Stabile, che farà una trasmissione prendendo come argomento principale personaggi, cantanti, epoche, compositori della musica lirica. Quindi ci sarà questa alternanza. Poi Umberto alle 7 che cosa accade? Che cosa accade? Cominciamo a pensare di andare a cena. Oppure Esatto, perché facciamo la nostra rubrica ormai storica, consolidata, che cambia no? nome, vero? Beh, va bene, il nome lo decide però, Allora, il nome eh. cambia, si chiamerà il sabato di Ameria Radio. Perché? Ti Dillo tu. sembra giusto una cosa del genere, Eh sì, no? perché Dopo vedi. che è durata, che sono una vita, il sabato, e adesso arriva il sabato di Ameria Radio. Però musicando è inglobata in questo contenitore, anche perché Sì. noi abbiamo messo in piedi un'altra collaborazione, stiamo mettendo in piedi Umberto. No, Umberto di pure è no. rimasto Senza l'associazione Rinascere.
va bene, no? Facciamo, tu mi devi dare i suggerimenti, non è che poi, perché poi mi hai rubato il copione, mi hai levato da sotto di soppiatto, diciamo. No. Allora, seriamente, insomma, questo diciamo, discorso risponde un po' allo stesso principio, no, di quello che abbiamo fatto il lunedì, e cioè insomma, di allargare un pochino il gioco per poter dare modo, diciamo, che all'interno di uno stesso contesto potessero albergare più situazioni, ancorché ovviamente con uno stesso filone. L'associazione Rinascere, ricordo essere un'associazione di Massa Martana, un'associazione culturale, all'interno della quale c'è Antonio Zollo, che è un nostro carissimo amico, un nostro contributore, che tra parentesi, diciamo, mi ha coinvolto in questo progetto, perché siamo insieme nel consiglio. Ecco, ma al di là di questo, con l'associazione Rinascere abbiamo fatto tante belle cose, no? Siamo stati media partner di alcune iniziative, presentazioni di libri, insomma, varie situazioni. E adesso con questa associazione ritenevamo fosse, diciamo, la soluzione migliore poter creare una sinergia, come, no, abbiamo fatto con altre situazioni. All'interno, diciamo, di questo incubatore, che è il sabato venerdì radio, continueranno ad insistere gli argomenti che riguardano il musicando, che tanto hanno avuto successo, che devo dire che insomma, anche in altre situazioni all'esterno della nostra radio, tu sai bene, insomma, no, in quali situazioni li abbiamo portati, li abbiamo presentate, e tutte quante, insomma, hanno avuto un bel successo. Poter parlare di compositori, stiamo parlando di musica leggera in questo caso, Certo. di cantanti, gruppi canori, insomma, situazioni di questo tipo, piace, perché comunque ci riporta indietro. Quindi questa sinergia tra quello che facevamo e quello che potremmo fare con il caro Antonio e la sua associazione Rinascere. Ovviamente non dimentichiamo il presidente Franco Giordano, che sarà anche lui, diciamo, un importante contributore con le sue conoscenze in materia di cinema, o meglio, musiche da cinema, perché lui è un appassionato di musiche da cinema. Sono convinto, insomma, che il nostro palinsesto si allargherà. E quindi, Assolutamente sì. ecco, anche se mi hai rubato il foglio, poi, come Va vedi, bene, alla fine come vedi, grazie. Lo so, non ci sono vabbè. riuscito, non ci sono riuscito. Vabbè. Beh, la domenica invece riprendiamo con la domenica di Ameria Radio delle 12 e delle 18 e la sera la seguitissima opera, l'opera serale della domenica sera. Questo allora è il nostro palinsesto 2022-2023. Adesso due parole rapide prima di andare a conclusione sulle attività che invece sono non di contorno, ma che si inseriscono all'interno del palinsesto, si inseriranno all'interno del palinsesto, sono già inserite durante l'anno. Parliamo delle dirette. Abbiamo iniziato dal 10 di settembre la prima diretta esterna da Campi di Bisenzio perché Ameria Radio, per chi non ha ascoltato diciamo, le trasmissioni di mercoledì scorso e di 15 giorni fa, di 2 mercoledì fa, è stata media partner di una bellissima manifestazione che si chiamava Campi punto punto la radio che si è svolta a Campi di Bisenzio con l'organizzazione di Roberto D'Amore, Riccardo Chiari e Umberto Alunni. Ecco, rapidamente Umberto... No, ricordiamo quello che è stato. Sì, no, ricordiamo che questo stiamo parlando, diciamo, di un festival dove insieme, diciamo, all'esposizione di radio c'erano un buon numero, 12 addirittura, di corner tematici. Ricordiamo però solo la parte, se vuoi, la parte tecnica, no? Dove Sì. sostanzialmente, diciamo, con la noi siamo stati media partner, e con la tecnicalità del QR code oggi i nostri ascoltatori potranno tranquillamente poter rivedere tutte, diciamo, rivedere, perlomeno gustare tutti gli approfondimenti, i punti salienti della mostra, le fasi più significative, i video proposti all'interno, diciamo, del festival, i video esplicativi che abbiamo
prodotto, in vero dobbiamo ancora montare, ma insomma io credo che a ore saranno pronti. Quindi in questo caso Ameria Radio non è solo un media partner dell'evento e quant'altro, ma assicura anche una fecondità ripetuta, se così si può dire, di quelli che sono stati i risultati, gli esiti, gli approfondimenti della mostra o del festival. Assolutamente sì. Poi abbiamo dopo questa diretta, ne abbiamo fatto un'altra due, come dicevo prima, al concorso Tebaldi per la nostra collaborazione. Siamo stati media parte nel concorso internazionale Renata Tebaldi. E ora che cosa avverrà? Avverrà che prima di tutto sabato è il centenario di Ettore Bastianini, quindi è il giorno del compleanno di Ettore Bastianini. Ameria Radio farà come ha fatto per Renata Tebaldi una 24 ore tutta dedicata a Ettore Bastianini, e la sera festeggeremo, brinderemo Ettore Bastianini alle 21 in diretta dagli studi di Ameria Radio in collaborazione con l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini Con grandi con ospiti. grandi ospiti, tra tutti Piero Mioli, avremo Maurizio. Maurizio Modugno, avremo anche il presidente dell'Associazione Ettore Bastianini, Angela Rigoli, anche perché festeggeremo i 10 anni dell'Associazione e l'emissione del francobollo. Poi cosa avverrà? Nei giorni a seguire, il 16 di ottobre, faremo una diretta dal Teatro Comunale di Viterbo per la finale del concorso Fausto Ricci. Anche lì saremo media partner, e che poi il tutto ci porterà per la prima volta a trasmettere in diretta un'opera intera dal Teatro Mancinelli di Orvieto. Orvieto nel mese di febbraio. La data doveva essere stata fissata un certo giorno, invece per motivi per problemi del teatro si sta ragionando su un'ulteriore data, ma Ameria Radio sarà presente lì. Un'altra iniziativa che si svolgerà di sabato, e quindi probabilmente andrà a sostituire qualche trasmissione, è una serie di concerti che si chiameranno A casa di Tito Gobbi. Ovvero sia, ci sono delle manifestazioni che la Fondazione Tito e Tilde Gobbi organizzano nel casale di famiglia con grandi personaggi, e Ameria Radio è stata invitata a trasmetterli in diretta, quindi anche lì saremo presenti. Non ci dimentichiamo il nostro dulcis in fundo, il nostro grande progetto, La Radio va a scuola. La Radio va a scuola è stata richiesta anche quest'anno dall'istituto, poi ne parlerà Maria Teresa Comprensivo. rapidamente, IC 25 aprile di Civita Castellana, ma udite udite, partirà anche in una scuola di Verona. Quindi Ameria Radio sta espandendo questo progetto in altre scuole, e questo non può farci che piacere. Adesso lascio la parola a Maria Teresa per spiegare in grandi linee quello che avverrà quest'anno. Sì, proseguiremo questo viaggio con la radio. La prima puntata, come l'ha stata l'anno scorso, ha preso il via con una bellezza, una della città di Civita Castellana. L'anno scorso è iniziato la puntata con le puntate con la nascita della scuola, da dove parte tutto questo gran lavoro. E invece quest'anno la bellezza è il Duomo proprio di Civita Castellana. La cosa simpatica è che è un lavoro che accoglie moltissime materie, fra cui arte, tecnologia, perché sotto il podcast ci sarà un PowerPoint multimediale per illustrare ulteriormente quello che i ragazzi poi registreranno. Ma questa esperienza con la radio è piaciuta molto, e quindi ci saranno anche altre puntate che vedrà come protagonisti anche i ragazzi della primaria, la quinta della primaria, delle primarie dell'Istituto Comprensivo di Civita Castellana, in collaborazione proprio con la scuola secondaria di primo grado, dove si elaborerà, cioè, questo bellissimo progetto sulla scrittura creativa. E infatti ci sono due scrittori che hanno in pratica Collaboratori di Ameria Radio, collaboratori di Ameria quindi. Radio, che hanno in pratica scritto l'incipit, l'inizio di questa storia, che i ragazzi delle
quinta elementare e delle prima media dovranno proseguire. Questo libro verrà illustrato dai compagni di altre classi per poi concludere questo bellissimo viaggio con la lettura a voce alta degli stessi ragazzi. Il sottofondo sarà eseguito, registrato dai compagni della scuola secondaria di primo grado. Quindi è un bel progettone. Che è stato accolto dal consiglio dei docenti con un grande applauso perché ha veramente portato una ventata di novità in una scuola che ha bisogno di novità proprio, ha bisogno di guardare al futuro. E la stessa cosa avverrà a Verona, sicuramente con un altro tipo di attività perché creeranno anche lì dei podcast, però soprattutto a livello musicale, quindi sarà un discorso un po' diverso, tutto corredato comunque come sarà per Cilvia Castellana, dalla storia della radio che Umberto ha diciamo confezionato in un bellissimo video, e poi con questa volta in presenza, perché purtroppo sperando che il Covid non dia altri problemi, in presenza andremo a fargli vedere come si crea una trasmissione e gli faremo vedere anche degli apparati che Umberto sicuramente saprà spiegare da par suo. Quindi ecco, insomma, tanta carne al fuoco, Umberto, che dici? Beh, mi sembra che insomma sia un bel palinsesto, insomma, no? Non abbiamo trascurato niente di quello che è stato l'anno scorso, abbiamo provato a sfrondare, ad integrare, come normalmente si fa, perché poi noi dobbiamo essere anche critici, no? Dobbiamo raccogliere anche il pensiero, diciamo, dei nostri amici e ascoltatori, quindi diciamo, una buona parte, diciamo, di queste. Sì, di queste idee, di queste riconduzioni sono anche il frutto, no, del colloquio, della relazione che abbiamo con i nostri ascoltatori. Poi ci sono i guizzi, ci sono le idee, ci sono la volontà di ottimizzare le cose e tutto questo, diciamo, in un percorso che speriamo sia il più lungo possibile, ma soprattutto che possa essere di soddisfazione per i nostri ascoltatori e ovviamente in chiave implicita anche per noi. Assolutamente sì. Bene, allora, abbiamo fatto, abbiamo finito, quindi spero che non abbiamo annoiato i nostri ascoltatori. Noi intanto diamo appuntamento alle prossime trasmissioni di Ameria Radio. Cominciamo subito dopo questa con i notturni e poi si va con la giornata di domani, che poi culminerà questo fine settimana dedicato ad Ettore Bastianini. Questo è importante dirlo perché i personaggi che avremo ospiti sono di gran levatura, insomma, quindi ci piacerà che voi state in nostra compagnia e poi brinderemo alla festa ai 100 anni di Ettore Bastianini. Bene, allora un caro saluto a Umberto. Ciao Buona Umberto, serata, ciao, buona buonanotte a serata a te. tutti. Un Ciao. caro saluto a Maria Teresa Ciao Paolo. e quindi alla prossima. Ciao Fede, che sta qui, che ci sta. Ci ha fatto i complimenti, Fede, insieme a Speranza e Carità. Oh, che bello. Gli altri due sono un po' più riservati, però, Siamo un po' più riservati, però vabbè, il complimento era di tutti, insomma. Bene, buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Buonanotte.